Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare dicembre, e in attesa appunto di iniziare questa partita qua, ovvero la partita fuori casa in trasferta contro il Nottingham Forest. Quindi detto questo, iniziamo. Allora, Degor ci ha levato Tah in automatico perché si fece male nel precedente video, nella precedente partita, perché ha messo Kelly, non lo so. Metti Lascelles, che è più giovane, no? Qui non è mica tornato qualcuno da poter mettere. Vabbè, metto lui. Metto Aidara così. Per il resto, ok. Va, iniziamo così, almeno per ora. Battiamo il calcio inizio noi e, come dico sempre, diamo il via alla partita. Tira! Dio buono lì. Vabbè, dai, siamo partiti abbastanza bene. Bella roba, vecchio leccione di prepotenza. Buttala dentro! Eccolo là! No! Non ci credo! Dai! Vai, via, si incomincia. Si farà un go? No, non ci voglio niente, lo vedi? Noi si prova qualcosa, se non porta svariate volte, non si fa go, questi ci avrò una volta e tac, ti purgano. Al 32esimo, Nottingham Forest in vantaggio. Maledetta la miseria. Dì. Finisce così il primo tempo, 1-0 Nottingham Forest e... niente, non doveva essere così il risultato, piuttosto bisognava rimanere almeno in vantaggio. Invece si sta perdendo. Cerchiamo di ribaltare la situazione nel secondo tempo, almeno proviamoci. Gareshone la butterà dentro, cosa si fa? Oh, Kelechi! Iheanacho! Ale, si agguanta il risultato, 1-1, almeno così. Cerchiamo anche di fare un altro e di ribaltarlo definitivamente, dai. No, no, no. Via, 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 ma perché? Ma perché? Ma perché non le prendi una la shell di testa, di... Dai, di che palle. No, non ci voglio rete, non ci voglio rete. Bene. Vai, un altro. 3-1. Al 90esimo, via. Partita definitivamente chiusa. Oi, oi, di. Finisce appunto così, con questo risultato qua. E niente, iniziamo nel peggiore dei modi questo video. Che palle, che palle. Allora, a quanto pare Tah è nato all'infortunio, però prima di schierarlo definitivamente titolare voglio vedere un po' com'è a livello di condizione fisica. Comunque, per nostra fortuna, nonostante la sconfitta, la nostra classifica rimane uguale, perché a quanto pare quelle sotto hanno fatto più o meno anche loro il nostro risultato. Adesso dobbiamo iniziare la partita contro il Birmingham City. Come vedete, bella partita perché il Birmingham è la seconda squadra del campionato fino adesso. Quindi dovrebbe essere una bella partita. Giochiamo in casa. Ed è. Boh, non so se fallo già o no. Magari toglierlo. No, vabbè, si lascia la shell e si spera che possa reggere. Comunque, a posto di Alto si mette Irons. Per il resto, almeno per ora, rimaniamo così. Vai. Attenzione! Bravo, Donnarumma. Occhio, bimbi. Vai, Ricci! Buttala dentro! Maremma, cane! Tira! Attenzione! Dai. 1-0 Birmingham City. Finisce 1-0 del primo tempo, scusate, ma era un attimino preso. Comunque, cerchiamo di cambiare le osi, di provare a cambiare le osi nel secondo tempo. Però la vedo dura, ragazzi, perché questi giocano meglio di tante altre squadre. Quindi la situazione è più complicata, secondo me, del previsto. Addio, 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 addio. Addio, si leva! Boia, addio. Ma che lescione, buttala dentro! No. Lo farò, Mitrovic, lo farò. Poi a te, finalmente 1-1. Mitrovic riequilibra le cose lui al 75esimo. Boia, finalmente te. Che palle, che palle. Dai, diamo tutto ora. Guardiamo. Di provare a fare un altro go.
Frisch, sì, 1-1. Non ho capito perché Ricci, o Ricci, che cazzo si chiama? C'è una palla andata in un'altra parte. Vabbè, e guarda caso, buon fischiato alla fine. Non l'ho capito, sta serie. Comunque, alla fine, per come si erano messe le ossa, meno male, siamo riusciti a pareggiare. Come vedete, però, le statistiche dicono chi è il risultato più giusto, più o meno. E quindi diciamo che possiamo ritenerci abbastanza, non pienamente soddisfatti. Giro coglioni perché è la seconda partita in cui non si vince e non va bene come cosa, anche se si giocava contro i Birmingham City, che si onda chiaramente. Vabbè, andiamo alla terza partita, che come vedete è contro Wigan. Allora, Tielemans non si sente pronto, ok, quindi si può fare tra virgolette un po' di turnover, dato che questa partita, vabbè, a parte di fuori Asa, è la seconda della settimana e fra l'altro ho visto che dopo ce n'è addirittura un'altra. Comunque no, mettiamo un'altra maglia, ok, così speriamo di vederci. E boh, quindi è meglio fare un po' di turnover in generale, anzi, facciamo così. Mettiamo Odegaard, Czerny, Perez e ancora la Shell a possibilità che non me la sento ancora di schierarlo. Anzi, metto anche Shelvey a posto di Martell. Vai così, via, iniziamo la partita. Allora, è iniziata la partita, scusate, sto pensando di oggi ormai va così ad un'altra cosa, eventualmente fare qualche cambio dopo. Comunque, come vedete nevica, quindi la situazione per me è ancora più difficile perché non vedo bene il pallone. E niente, speriamo di davvero, lo dico, poi magari un quarto su tra merda. Cerchiamo di tornare a fare 3 punti, eh. Ecco, grava la scella, perde palla lì. Vabbè, vediamo un po' come andranno le cose. E Perez, Dio buono lì, va bene, dai, buono. Bella palla, oh, Mitrovic. Vai, Odegaard. No. Vai, vai, uno lì. Maremma cane. Finisce sì il primo tempo. Io credo che poche volte è capitato così, proprio da quando gioco a FIFA. Quindi è un assedio mio, nostro, alla porta avversaria loro, ma non ne vuole entra una. Guardiamo e speriamo, come Dio sempre, che nel secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vai, Odegaard! Madonna! Oh, anche un'altra volta, come nel precedente video, ha tirato una bombetta di destro, lui è mancino. Fa molto piacere questa serie, perlomeno. Dai. Dicevo, perlomeno quando mi abita, che magari deve fare un tiro di destro, ci provo più spesso. No, non me lo dite, vi prego, no. Via subito. Mamma mia, se si prendeva gol, ve lo giuro, spaccavo. Tiro over joystick nel televisore, lì. Vai, Perez, e buttala dentro. Perez! 1-0! Boiati! Boiati! Finalmente! Se ne poteva più, te. Via, 77esimo. Torniamo per la prima volta in questo video. In vantaggio noi, anzi torniamo, siamo in vantaggio noi per la prima volta. Ale, e facciamo qualche cambio. Allora, vediamo un po' chi è che sta per schiantare. Allora, Mitrovic si mette Ianacio, Amartey per Odegaard, anche se nel suo ruolo che se ne frega. E e mettiamo Toh, Ricci al posto di Gomez, così tanto per farlo un po' recuperare. Ora, per favore, a modino, stiamo dietro, difendiamo il giusto, dai, mettiamo anche quando va, quando ha voglia, mettiamo anche difensiva, ok, Badabozzi, attenzione, mamma mia, per un momento l'ho vista dentro, che non mi è andata fuori, vai, chiudila, Ale, finalmente. Seppur con un vantaggio veramente minimo, perché solamente di un gol, siamo tornati alla vittoria. Direi fra l'altro vittoria strameritata, guardate anche le statistiche, Ale, finalmente. Non ne potevo più di, era frustrante l'osa. Altra partita, come avevo detto, dopo pochi giorni subito un'altra partita, giochiamo contro il Burton fuori casa, vediamo un po' la classifica, ecco, la cosa buona è che adesso siamo a, tra virgolette, soli 6 punti dal secondo posto. Vabbè, il primo rimane sempre a 10 punti. E bene così. Comunque vuol dire che anche le prime fanno passi falsi. Perché noi alla fine abbiamo fatto solamente 4 punti in 3 partite. Metto Vesta. Lo so che dovrei essere a cambiarla, però
Bimbi, faccio così. Allora, ancora una volta, anzi, se è fatta, lo lascio. Però, ho visto ora, levo Atsu e metto Irons. E rimetto Perez al posto di Mitrovic stavolta. Per il resto, ok, così, anzi. Vai, metto Idara al posto di Lazare. Sfaggio anche lui. Ancora una volta sotto la neve, maledetta la miseria. Battono il calcio inizio da avversari e inizia la partita. Vai che lescione! Dio, buono! Vai che lescione! Mamma mia che gol stava per fare! Porca miseria, de! No, 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 no! Buono, 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 fuori, fuori! E va in terra, Ale, rigore, netto, clamoroso. Buono, buono, buono. Dove in terra, chiaramente perché ho visto che ha preso le gambe. Detto, vai. Caro Kelce, una volta che ci danno il rigore, vai in terra, nel senso, non ti fila la gamba, vai in terra. Ora speriamo bene perché i rigori vi stanno in casino, va Ricci. Ricci! 1-0, la sblocca lui. Sul finale del primo tempo. Ale, via. Buono, dai. Finisce così il primo tempo. 1-0, siamo in vantaggio. Non male comunque, eh. Se si va a vedere, loro hanno fatto 0 tiri. Prima di iniziare il secondo tempo, fatemi togliere il Tielemans, infatti, come ho visto, perché c'è il cerottino e mettiamo il buono Odegaard, anche se già lui si stanca di suo. Ora lo è di già stanco, quindi boh, vediamo quanto può durare. Vai, Rishi! Tio buono di. Tira! Dai. Rigore un'altra volta. È rigore un'altra volta. Sì, è rigore, però secondo me questo si vede, non doveva succedere, perché il difensore di suo voleva levare il pallone, non è che ha preso male il tempo, solamente che così il giocatore è capitato davanti. Comunque, dopo se riesce la ributta dentro. Vai, riesci. Andiamo. Il momento una va più se puoi stare recuperato o no, invece. Per nostra fortuna è andata dentro. 2-0, sempre Ricci sui rigori. Facciamo un cambio. Allora, standing ovation per Ricci e entra Cerny e mettiamo Atsu al posto di Irons. Vai. Occhio! Mamma mia, bravo Donnarumma. Chiudiamola, chiudiamola, vai Vaclav. No. Chiudila, vai Martei. Buona. Ale, via. Un'altra vittoria, vabbè, conquistata grazie a 2 calci di rigori, ma che se ne frega. E niente, per nostra fortuna, meno male, comunque abbiamo fatto 2 gol, perché anche se di per sé il Barça non ha fatto neanche un gol, nel secondo tempo si sono svegliati, si sono resi più pericolosi, quindi meno male avevamo già un po' in tasca la vittoria. Allora, Tielemans si è fatto male per 3 settimane, distorsione al ginocchio, non ci voleva. E Castagne. E invece guarito l'infortunio. Buono così. Se ne perde uno, ma se ne recupera un altro. Comunque, eccoci arrivati alla penultima partita del video. Se non sbaglio, fatemi ricontrollare un attimo il calendario prima di dire cavolate. Sì, ok. E niente. Giochiamo in casa contro lo Sheffield. O lo Sheffield, mi è scritto io. Credo che si chiami Sheffield. Credo. Comunque, questa squadra non la conosco, sinceramente. Ok, per la maglia, va bene così, dai, loro blu. Ok, infatti Sheffield e Wide, sinceramente, ripeto, non so cosa voglio dire. Niente, per quanto riguarda la formazione, fatemi vedere un po' come stanno le cose. Allora, hanno messo Diame al posto, in automatico al posto di Tielemans, metterei invece Odegaard. Mettere Cerny al posto di Ricci, Irons al posto di Atsu. E Castagne, se c'è il cerottino, quindi me lo fallo riposare. E niente, iniziamo la partita. Battono il calcio inizio dell'avversario. E niente, inizia la partita. Bella roba, vai Calescione, vai, vai che si sono. Vai Calescione, vai. Vai, guarda nel mezzo se c'è qualcuno. No, niente. Che si è fatto male. No, si è fatto male Calescione, bimbi. No, cosa vuol dire? No, cosa vuol dire? Perché mi si spaccano tutti? Maledetta la miseria, di. Calescione no.
Speriamo non sia niente di grave, di conseguenze niente di troppo lungo. Attenzione! Mamma mia, che gol! Ha fatto un bel tiro e di conseguenza un bel gol. 1-0 Sheffield. Questo è rigore netto, eh? Buono, bravo Perez. Ale, Emanuelson, boh, Emanuelson sa rifinire lì, non lo sapevo. Comunque, cerchiamo di buttarla dentro e di riequilibrare le cose. Vai Mitrovic, credo in te. Oh. Eccolo lì, Alexander Mitrovic. Ci riporta nel risultato di parità. Ale, 1-1, dopo pochissimo. Buonissima! No! Boh, peccato di... Vai, e sei solo Perez, buttala dentro! Aiose! Perez! 2-1! Risultato ribaltato! Alete! Bene, bene così! Va bene! Attenzione, attenzione, attenzione Mitrovic! Vai Ciccio! Vai Ciccio! Alexandre! Mitrovic! 3-1 al 45esimo! Alete! Via, si prova anche a chiudere, diciamo, la partita. Proviamoci, dai! Finisce proprio con il gol di Mitrovic nel primo tempo. Diciamo che sino a quando abbiamo preso il gol, quindi quando era più o meno al 30esimo, è stata una partita abbastanza noiosa e anzi una partita forse gestita meglio dagli avversari. Poi dopo aver preso il gol ci siamo svegliati e addirittura in 15 minuti abbiamo fatto la bellezza di 3 gol, vabbè, anche se uno è stato fatto sui rigori. Comunque bene così, cerchiamo di mantenere il vantaggio fino alla fine. Vai e vai. Ah, peccato, vabbè, potevo gestirla meglio. Cambio. Allora, se non sbaglio, a fine primo tempo vidi che già, infatti, già Odegaard era parecchio stanco. Vabbè, perché come sapete, come ho sempre detto, lui purtroppo c'è il problema soprattutto della resistenza, che ce n'è veramente poca. Quindi metto Shelvey al suo posto. E fatemi vedere. No, anche se non è il suo vero ruolo, però ci sta secondo me lui lì piuttosto che a Martei. Poi mettiamo Atsu al posto di Mitrovic, lo so che non è vera e propria punta, però mi sento di fare così. Va bene così, vai. E vai, prima di uscire, Mitrovic, 4-1, tripletta per lui tra l'altro. Finisce così, un bel 4-1 e una bella appunto vittoria. Bene. Solo tempo è stato sicuramente meno emozionante del primo, poche occasioni da tutte e due le parti, però nonostante ciò addirittura abbiamo allungato il nostro vantaggio di un gol. Perché gol, come avete visto, sono diventati altri. Bene così, bimbi, non ci voglio rede. Guardate per quanto si è rotto Janacho. 7 mesi. Cioè, in poche parole, stagione finita. Porca miseria, come non ci voleva. Ma per niente. Sia soprattutto per quanto riguarda il discorso comunque rosa titolare, ovvero per il discorso di come gioca e anche per un discorso di crescita, perché io l'allenavo e questo se lo alleni bene, se lo fa giocare viene su bene, quindi è proprio uno stop stralungo che non ci voleva, porca miseria. Mi sa che qui bisogna ricorrere anche sul mercato, per quanto riguarda un attaccante, almeno un sostituto per questa metà restante di anno. Però poi nel frattempo una buona notizia perché abbiamo recuperato Tielemans, anche se probabilmente non giocherà questa partita qua. Comunque, eccoci all'ultima partita del mese, di conseguenza del video. Giochiamo contro il Nottingham Forest in casa il 31 dicembre, ganzo come costa, tra l'altro già per l'ultimo giorno dell'anno. E niente, iniziamo. Però aspettate, anzi, fatemi fare una cosa, almeno, dato che la situazione è questa, fatemi mettere Perez al posto di Anasho. Adesso iniziamo la partita. Guardiamo un po'. Allora, ok, così per le maglie. Metto Shelby, anzi. Metto Odegaard al posto di Tielemans. Tielemans anche se può giocare non lo faccio giocare questa partita qua. E va bene, partiamo così. Ancora l'avversario battono il calcio inizio e la partita inizia. Vai Mitrovic! È lì! No, non ci voglio credere, l'ha messa sotto le gambe e mi è andata fuori. Peccato lì.
mia! Era ta! Mamma mia! Cosa stava per fare? Vai Perez! Vai De! Tira! Non ci volerei, devo dire che cazzo è sbagliato. Che cazzo è sbagliato, no, fai bene a fare così. Fai bene. Vai Olga, rifatti. No. E vai Mitrovic, di prepotenza. Vai. Finisce così il primo tempo, uno 0-0 bugiardo, perché innanzitutto abbiamo creato solo occasioni noi, e poi ne abbiamo create tante. Però purtroppo non siamo stati in grado di buttarla dentro. Iniziamo il secondo tempo. Cambio. Allora sì, anche se non l'ho fatto e lo devo fare, proprio a metà partita, voglio togliere Odegaard per mettere Shelby, Cerny al posto di Ricci e Arons al posto di Azzo. Vai. Vai Ricci, buttala dentro. Eccolo lì. Ricci. Fa colpi ad uscire e sblocca la partita lui. 1-0 al 55esimo. A Martè, prova la bombetta di lì, mamma mia Martè, ogni tanto c'ha queste sortite lì. No, 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 dai, non ci voglio rede. È la prima volta che arrivano in porta, all'89esimo, ma dai, di. Ma perché? Qui Donnarumma non ho capito, ma non l'ha presa, cioè non era imprendibile. Dai, ma cosa vuol dire, ma cosa vuol dire, dai, che palle. Finisce così, un 1-1. Boh, no, come mi gira coglioni, che finale di merda. Dai, partita gestita strabene fino alla fine, perché comunque questa era alla fine, l'89esima è alla fine. Così si dà un'occasione del cazzo, fra l'altro, a Nottingham Forest e boom, ci purgano così. Un tiro, bimbi, guardate se sì, un tiro. Boh, è andato così. Bel finale, sì. Allora, tralasciando Vestosa V del finale brutto, perché comunque potevamo essere a 47 punti anziché 45, quindi potevamo essere più vicini alla terza e alla seconda, e equivalente anche alla prima, e arriviamo alle conclusioni. Allora, diciamo che l'andamento di questo video è stato un po', diciamo, incostante, alte e basse anche stavolta, e però tutto sommato alla fine non dico che va benissimo, però può andare bene, perché siamo comunque in lotta tra le prime posizioni, più o meno. Forse magari non con la prima, però diciamo con la seconda, no? Siamo solamente a 5 punti. E quindi questo è quanto. Adesso, come vedete, è finito il mese di dicembre e siamo entrati, vabbè, fra l'altro automaticamente nel mese di ottobre, di gennaio. Quindi, oltre al fatto che è un mese nuovo, quindi nuove partite, cos'è? Cosa c'è a gennaio? C'è il calciomercato invernale. Quindi, allora, dal prossimo video, oltre a fare delle partite, giocheremo, diciamo, a carte scoperte, diciamo così, al calciomercato invernale, perché comunque è un gioco, anche se non è il calciomercato invernale, cioè mi diverto uno sbotto quando c'è il calciomercato in generale, quindi dovremmo cercare di sistemare la squadra. Allora, a parer mio, diciamo che volendo la squadra può andare bene così, però secondo me dovremmo, se ci sono l'opportunità, vendere qualcuno e prendere qualcuno di più giovane al suo posto. Ad esempio, vi dico la verità, io fra i ruoli che vorrei sistemare ci sono in primis l'esterno destro, non perché Ricci mi faccia schifo, anzi, però vorrei avere qualcuno di più giovane e qualcuno di più di prospettiva. Un terzino destro, stesso discorso, anzi, Gamez è qualitativamente anche più forte, però vorrei avere un altro più di prospettiva. E il terzino sinistro, che Lazar, anche se non è male, ha, tra virgolette, solamente 75. Vorrei trovare qualcun altro che ha comunque una qualità più o meno simile e che sia chiaramente anche lui di prospettiva. Questi sono i tre ruoli, secondo me, in primis da sistemare. Ci sarebbe anche il discorso attaccante per sostituire Anacio, però quello secondo me dipende dal fatto, dai soldi che abbiamo e se riusciamo a vendere qualcuno, perché secondo me volendo possiamo anche andare avanti con Perez. Il problema è che se si fa male Perez o Mitrovic non ci sono secondo me sostituti validi, quindi diciamo volendo possiamo metterci anche il discorso del trovare un attaccante, però questi sono i ruoli secondo me principalmente da sostituire, da investire qualcosa. Poi niente mi toglie di prendere, che cazzo ne so, un centrocampista centrale, boh, difensiva, posta Martè, se magari trovo qualcun altro a pezzo buono.
Però questo è quanto. E quindi, per quanto riguarda, la conclusione sono anche troppo. Quindi la situazione è questa qua. Quello che vorrei fare nel calciomercato, ve l'ho detto, cioè quali ruoli vorrei sistemare. E una cosa che vi chiedo, se avete voglia, mi farebbe molto piacere se faceste come avete fatto al calciomercato estivo, ovvero mi date qualche suggerimento. Poi sui suggerimenti, se qualcuno mi ha dato qualche suggerimento, io diciamo non l'ho tra virgolette ascoltato, in realtà non è questa la cosa, ma ho visto il commento dopo aver purtroppo già registrato il video, quindi per quello che magari non ci dia mai detto, ho detto magari di provare a vedere lui, ma nel mercato non è questo il problema che avevo già registrato. Vi dico già che in questo video qua, quello di calcio mercato invernale, probabilmente a seconda di come vanno le cose dividerò il video in due, così se mette caso vedo dei commenti dopo aver registrato la prima parte, nella seconda magari posso, diciamo, considerare anche altri consigli. Quindi detto questo arriviamo alle vere e proprie conclusioni, ovvero le solite frasi. Quindi in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati sui video di questa serie qua, ma non solo. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Dai che iniziamo il calciomercato e dai che comunque piano piano stiamo risalendo. Via, vi aspetto. Ciao!